terremoto in Italia. Scossa significativa registrata nelle ultime ore. L'Italia, una nazione con una notevole storia sismica, ha recentemente sperimentato una nuova scossa di terremoto. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la Terra ha tremato in Sicilia, registrando un terremoto di magnitudo 4 nelle vicinanze di Cesarò, un piccolo comune situato nel Parco dei Nebrodi, provincia di Messina. Questa scossa di terremoto è solo l'ultima in una serie lunga e storica di eventi sismici che l'Italia ha dovuto affrontare. Per dare un contesto, il sito ufficiale della Protezione Civile Italiana ci informa che nel corso degli ultimi 2500 anni, l'Italia ha subito oltre 30.000 eventi sismici di media e forte intensità. Tra questi, circa 560 hanno raggiunto o superato l'intensità dell'ottavo grado. Solo nel XX secolo, 7 terremoti hanno avuto una magnitudo di 6.5 o superiore. Ma focalizziamoci sul terremoto di oggi in Sicilia. La scossa è stata registrata alle 6:07 di mercoledì 5 luglio. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a una profondità di 19 km dalla sala sismica INGV Catania. L'intensità della scossa è stata tale da essere avvertita chiaramente in diversi comuni vicini, tra cui San Teodoro, Bronte e Maniace. Anche altre zone, come Bronte, Maletto, Troina, Adrano, Randazzo e Regalbuto, situate tra i territori di Messina, Catania ed Enna, hanno avvertito la scossa, dato la loro relativa vicinanza all'epicentro del terremoto. La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno ricevuto diverse segnalazioni in seguito all'evento. Tra le città che hanno percepito maggiormente la scossa si annoverano Ragusa, Messina, Sortino, Pedara, Vittoria, Bronte, Pozzallo e Gagliano Castelferrato. Nonostante la preoccupazione espressa da molti residenti sui social media, fortunatamente, le prime notizie provenienti dalla Protezione Civile non segnalano danni a persone o infrastrutture. Una seconda scossa, di minore intensità, magnitudo 2, è stata registrata pochi minuti dopo la prima. Tutte le ulteriori verifiche sul territorio avverranno nel corso della giornata. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sul terremoto in Sicilia. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.